Ameria Radio presenta Liricando, divagazioni di un melomane, di e con Vito Stabile. Buongiorno a tutti, sono lieto di dare il benvenuto agli ospiti di oggi per l'incontro che rientra con piacere nelle attività del Festival Internazionale Maria Callas, legate quest'anno e il prossimo al centenario della nascita del grande soprano. Attività in collaborazione con Società Letteraria e della sua presidente, la dottoressa Daniela Brunelli, che ringrazio e che dovrebbe raggiungerci più tardi. Ma il 2023 è anche il centenario della nascita del celebre basso Cesare Siepi e l'incontro di oggi mette infatti il focus su questi due grandi interpreti del teatro lirico attraverso due icone come Norma di Bellini e Filippo II del Don Carlos di Verdi. Vado quindi a presentare gli ospiti di oggi. Piero Mioli, al quale vorrei fare un applauso. Bolognese, già docente di storia ed estetica musicale nei conservatori di Verona e Bologna, consigliere dell'Accademia Filarmonica e presidente della Cappella dei Servi a Bologna, svolge un'intensa attività di divulgatore e conferenziere. Ha pubblicato saggi e volumi su Martini, Gluck, Rossini, Donizetti, Verdi, un manuale di storia della musica, numerosi atti di convegni ed edizioni integrali dei libretti di Verdi, Mozart, Bellini, Rossini e Wagner. In 4 volumi e quasi 3.000 pagine ha raccontato la storia dell'opera italiana nei suoi 4 secoli di vita. È membro onorario dell'Associazione Ettore Bastianini. Marco Materassi alla mia destra, al quale facciamo un applauso, veronese, docente di storia ed estetica musicale al Conservatorio di Trento e di Verona, è autore di circa 280 pubblicazioni fra libri, edizioni di opere musicali e saggi musicologici per riviste specializzate. Per Radio 3 Rai ha curato diversi cicli di trasmissioni dedicate alla musica e ha collaborato al quotidiano L'Arena di Verona come critico musicale e con articoli per le pagine culturali, svolgendo l'incarico di consulente musicologico per la Fondazione Arena e per altri enti musicali. Collabora con l'Associazione Ettore Bastianini. L'Associazione Internazionale Culturale Musicale Ettore Bastianini nasce nel 2012 come associazione culturale per conservare e trasmettere la memoria della voce del grande baritono. Assegna con cadenza biennale il premio Bastianini a baritoni di significativa vocalità, tra cui Simone Piazzolla, Nicola Alaimo e Luca Salsi. Nel 2022 ha celebrato l'anno del centenario della nascita con importanti iniziative, tra cui l'emissione di un francobollo commemorativo da parte delle Poste Italiane e la donazione della targa per l'intitolazione del foyer del Teatro dei Rinnovati in Siena, proprio a lui, a Ettore Bastianini. L'associazione è oggi qui rappresentata dal suo presidente, il dottor Vito Stabile, al quale do la parola con molto piacere. Ora, buonasera a tutti, io sarò brevissimo perché preferisco lasciare la parola agli ultimi relatori. L'associazione Bastianini è già stata rappresentata benissimo dal maestro Guerini. Io volevo solo dire due parole di ringraziamento. Un ringraziamento alla Società Letteraria perché ci permette con questa conferenza di oggi di rispettare una promessa che io avevo fatto qui l'anno scorso. L'associazione Bastianini l'anno scorso ha celebrato alla grande, alla media di 2 eventi al mese per 10 mesi l'anno, il centenario di Ettore Bastianini, ma quest'anno parleremo, l'associazione Bastianini parla dei grandi partner di Ettore Bastianini e questi sono due, e io avevo promesso
alla Società Letteraria l'anno scorso, che avrei portato qui il professor Mioghi e il professor Materassi a parlare di Maria Callas e altro. Quindi stasera parliamo di altro rispetto a Ettore Bastianini. Se mi consentono i due relatori, quando loro avranno finito, vorrei un minuto per dire una cosa su Cesare Siepi, un minuto. Però mi aspettano un minimo di ringraziamenti. L'anno scorso è stato l'anno del centenario, abbiamo pubblicato, abbiamo dei libri, una biografia, quest'anno abbiamo pubblicato le cronologie di Ettore Bastianini, abbiamo cominciato l'anno con un CD di inediti e quindi volevo fare un ringraziamento al maestro Guerini donandole un po' di roba nostra. Tanti auguri di buona lettura. Anche per te, Marco. Per il professor Mioli è un po' difficile perché, essendo ospite, membro onorario dell'associazione, partecipa a tutti i nostri eventi e tutta questa roba ce l'ha. Però in realtà te la do dopo. Ho qui una bottiglia di vino per te. Vedi, e fai bene, allora, dopo, perché vedi, i bicchieri ci sono. Direi di passare la parola ai relatori e cominciamo i nostri lavori. Chi comincia? Lui. La casa. Sì, bene, bene. Ecco, parlare della Callas qua a Verona è anche divertente ed emozionante, perché nella sua carriera la presenza areniana nel 1947 è stata fondamentale. Era ancora molto giovane, cantò questa Gioconda, che oggi ci sembra quasi miracolosa, a tutti viene da pensare, se fossimo stati, io nascevo quell'anno, quindi no, non mi era possibile esserci, però credo che per chi c'è stato sia stato a lungo un piccolo vanto avere partecipato all'esordio italiano di questa grandissima cantante, che era giovane, era del 1923, come si è detto, quindi già a poco più di 20 anni cantare un'opera come la Gioconda era quantomeno temerario. Poi non risulta nemmeno che abbia avuto quel successo che ci saremmo immaginati, forse non era ancora del tutto formata, però di lì a poco sarebbe scattata la grande carriera. Una carriera grande, grandissima, ai limiti della mitologia, eccetera, però per esempio abbastanza corta. Abbiamo avuto delle cantanti, la stessa Mirella Freni, che è scomparsa qualche anno fa, ha cantato più di 50 anni. Della Callas ci sono, come sapete, gli ammiratori, quali dicono fece una prima presenza nella metà degli anni 30, nel 1936, poi ha cantato anche in concerti negli anni 70 fino al 73, quindi dal 36 al 73 è vero, ma la vera carriera è cominciata in questo 47, come vi dicevo, e verso il 60, 61, 62 cominciava a smettere. L'ultima recita autentica è stata del 65, quindi si può dire che la carriera grande è durata una dozzina d'anni o poco più. Non è, sapete, un modo per dimidiare un personaggio, anzi, potremmo, volendo, provare a studiare e a capire le ragioni di una carriera folgorante, come sappiamo, ma appunto piuttosto breve. Leggere la biografia della Callas, e ce n'è tanta, anche adesso è uscito un libro sulla vita della Callas, tutte cose che personalmente trovo poco interessanti. Preferisco studiare la Callas come artista, come cantante, come portavoce di un repertorio un po' speciale, eccetera. A leggere queste biografie, a parte i pettegolezzi, le solite cose, il primo marito e gli amori e così via, la presenza fondamentale di Onassis per lei, il fatto che si fosse innamorata di Pasolini, sono tutte cose che potremmo anche in qualche modo raccontare, discutere, ma ripeto, in un secondo momento. In queste biografie io ho letto cose che non condivido, ma possiamo poi parlarne. Per esempio, perché la Callas è stata una grandissima artista? Perché suonava il pianoforte. Beh, capirai, meglio se un cantante sa suonare il pianoforte, ma non è assolutamente necessario.
Mirella Freni, che ho appena citato, diceva: io non so neanche il solfeggio, sarebbe un po' grave per la verità, ma è chiaro che invece lo sapeva. Insomma, altri grandi cantanti non hanno neanche il diploma di conservatorio, ma voi sapete che per cantare questi grandi personaggi dell'Ottocento, sì, sarebbe meglio avere studi regolari, però quello che serve è una voce di un certo tipo, una voce ricca, potente, importante, una grande musicalità e così via. C'è chi dice, per esempio, per forza è stata un mito, una grande cantante, perché non era solo una cantante, era una cantante attrice. Può darsi che sia vero, ma a parte il fatto che oggi le persone che l'hanno vista in scena sono sempre meno, per ovvie ragioni, la Callas è ancora una cantante gigantesca anche solo ad ascoltarla in disco. Io penso che vederla possa essere stato interessante, ma non ne sono convintissimo. Essendo stata lei una grandissima cantante, lasciamo stare l'attrice, lasciamo stare la pianista, la musicista e così via, io credo che il suo essere cantante passi tranquillamente mediante il disco. Ancora oggi è questo mito vivente, grazie a tutti i dischi che ha inciso e anche i dischi che sono poi recuperati, alle incisioni che sono state recuperate in un secondo momento, magari anche in modo un po' maniacale. Lei ha inciso due norme, ha inciso due Lucie di Lammermoor, ha inciso due Gioconde, e quindi andare a cercare la terza, la quarta, la quinta norma può servire, ma non poi necessariamente. Magari i dischi dal vivo ci possono servire per quelle opere che non ha inciso in studio, e allora sì che il repertorio si moltiplica. Parlerò naturalmente, per come potrò, del repertorio, però vorrei cominciare a parlare della voce, del tipo di voce, perché anche su questo ci sono pareri discordi. Ci sono, sapete, libri che discutono questi fenomeni, grandi libri di autore di un certo prestigio che indagano la discografia di tutte le opere possibili, quindi arrivano anche alle cose della Callas. E qui si legge, per esempio, a volte che la Callas aveva una vocetta, aveva poca voce. Io credo che la Callas avesse una voce poco italiana, questo sì, italiana non era, era greca, era di cultura greca o di cultura americana. Poi naturalmente si trovò benone, benissimo nel repertorio italiano, ma la sua singolarità, che è anche la sua eccellenza e forse anche un pochettino qua e là il suo limite, era di avere questa voce sommamente caratteristica. È la tipica voce che basta ascoltare per radio per 30 secondi e per capire che è lei. Altri o altre grandi cantanti di prima e dopo, bravi, 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 però ci vuole un po' più di tempo a riconoscerle. Questo è dovuto al suo timbro particolare. Lei una volta disse: io ho una voce, avevo una voce nerastra. Non è che sia una gran bella parola, una gran bella frase, però anche qui ha dimostrato la sua intelligenza e anche un pochino la sua umiltà. Nerastra, sicuramente una voce scura, però una voce anche un po' diseguale, se pensiamo alle grandi voci belle e dolci, la sua eterna rivale che era la Tebaldi, oppure Montserrat Caballé, o anche tante altre grandi cantanti dell'epoca sua, italiane o anche straniere. Antonietta Stella ha cantato tanto anche all'Arena, Anita Cerquetti ha cantato spesse volte, poi c'è stata Renata Scotto, poi la grande cantante verdiana americana di colore che è Leontine Price, vivente, ancora vivente di quella di quegli anni venti, e ancora credo l'unica vivente. Ecco, al confronto la Callas ha questa voce speciale, singolare, sicuramente immediatamente riconoscibile come timbro e anche come estensione. Estensione, sapete, l'estensione di una voce è come l'estensione, che so, di uno strumento. Basta che in un pianoforte ci sia un tasto in più, che il rango, la serie delle voci, delle note, può crescere o calare. Ecco, il fatto è che nelle tradizionali voci italiane di soprano, ma non poi solo di soprano,
L'estensione comprende, si usa a dire, le solite due ottave, con qualche notarellina in basso, se si vuole, con qualche nota un po' lassù, però insomma la voce è un fatto umano, fisico, corporale, e quindi non si può pretendere chissà cosa. Se immaginiamo che l'estensione sia questa delle due ottave, magari si sale un po', però si sale un pochettino anche giù, magari le note basse possono essere un po' più deboli, o magari si scende un po', note basse ben accorpate, e lassù per aria qualche difficoltà ci può essere. La Callas aveva questa dote naturale di una voce molto estesa. Con la dote però salta fuori anche il difetto, il difettuccio. Perché? Perché se, come dicevo, questa dote di estensione è un fatto collegato con la fisicità delle persone, allora, ripeto, non è una macchina dove si possa in qualche modo aggiungere, perfezionare, migliorare. È come se questa voce, tirata molto nel registro grave e molto nel registro acuto, qua e là rischiasse di perdersi un pochino. Vi faccio degli esempi molto banali. Conoscete tutti Amami Alfredo nella Traviata, conoscete tutti anche Vissi d'arte nella Tosca. Beh, Vissi d'arte, la terza nota a scendere nella voce della Callas, era sempre un po' difficile, perché era una nota molto centrale. Amami Alfredo, la quarta nota discendente di Amami Alfredo, idem, avendo appunto la possibilità di salire particolarmente e di scendere particolarmente, era fatale che questa voce, proprio come se fosse, non so, un elastico, un qualche cosa che a forza di essere tirato cominciasse a lasciare trapelare qualche crepa. Ed è per questo che si può, dall'estensione della voce, dal timbro assolutamente inconfondibile, passare un po' al repertorio. Evidentemente lei era talmente volitiva, talmente studiosa, talmente professionalmente tesa e risolta. Fra l'altro, si dice molto spesso che come donna fosse molto più timida, molto più introversa e molto meno sicura di quanto non fosse sul palcoscenico. Siccome sul palcoscenico aveva questo canto aggressivo, molti dicevano: lei è una tigre, la Tebaldi è un agnello. Poi si è detto il contrario: la Tebaldi, nella sua calma olimpica, nella sua voce meravigliosa, nella sua carriera così continuativa e molto americana, forse era lei la tigre vera, che nel comportamento quotidiano aveva queste forme di sicurezza. Forse la Callas si era talmente immedesimata nel canto e nello studio da diventare appunto un qualcos'altro nella vita. Non compete a me tutto ciò, ma quando mi capita che mi si chieda: secondo lei perché ha avuto questo rapporto strano con Onassis, che l'ha fregata, come sappiamo, in una maniera ignobile? Poi lei ne ha sofferto moltissimo e poi forse è morta anche per questo. Io credo che lei in Onassis, e forse anche in Meneghini prima, cercasse, non so dire il padre, queste cose qua, però un aiuto, un appoggio, ecco. Chi nella vita ha delle incertezze ha bisogno di una cornice molto forte e molto robusta. Credo che Onassis fosse un uomo di un'antipatia rara, poi non credo neanche che contasse per lei il fatto che lui era molto ricco, però che fosse connazionale. È un uomo così sicuro, il tipico self-made man, un uomo che non aveva paura di nulla, che si era costruito da sé, che possedeva mezzo mondo e così via. Credo che questo la facesse sentire sicura. Questo per provare a capire la dinamica fra il carattere, la vocalità, il comportamento, la carriera, appunto. Dopo questo debutto all'Arena di Verona nel 1947, quando gli impresari cominciarono a vedere che lei aveva questa disponibilità a cantare anche le parti più pesanti, le hanno cominciato subito ad affibbiare Turandot. Turandot è una parte terribile, quella Renata Tebaldi non ha mai cantato, molte cantanti non la facevano, tant'è vero che
Se voi guardate anche i programmi dell'Arena di Verona, vedete che abbastanza spesso erano cantanti straniere a cantare quest'opera, cantanti wagneriane, perché si sapeva che avevano queste voci impavide, sicure, magari voci un po' aspre, però nella Turandot ci può anche stare. E lei cantava appunto Turandot, ma cantò abbastanza presto anche Norma, cantò abbastanza presto Aida. Opera pesante, molto pesante. A un certo punto, lo disse proprio lei, è talmente pesante l'Aida che non la canto più. C'è un momento della sua carriera in cui l'opera scompare dal repertorio. E se noi conosciamo Aida, sapete, il terzo atto, la grande romanza, un duetto e il concertato canta tutto il terzo atto il soprano. E voi sapete che astutamente i compositori, dopo una grande aria, facevano uscire il personaggio per dargli agio di bere un bicchiere d'acqua, insomma, di riposarsi un po'. Capita molto spesso nelle opere tutto questo. Dopo Castadiva, nella Norma, non è che canti chissà cosa, deve andare la voce a riposarsi. Nella Aida questo non succede. In un secondo momento riprese l'opera solo per fare il disco e abbiamo un gran bel disco, una gran bella Aida diretta da Serafin con Richard Tucker come tenore, quindi un'esecuzione sicuramente di grande rilievo. Però lei accettò prestissimo di cantare tutte le opere più pesanti, più drammatiche, il Parsifal di Wagner, la Valchiria di Wagner, la Forza del Destino di Verdi, Tosca di Puccini. Solo in un secondo momento cominciò a ragionare un po' diversamente, ma non era lei. Lei era molto versatile, oltretutto aveva studiato con Elvira de Hidalgo e Elvira de Hidalgo era il tipico soprano leggerissimo dell'epoca che mai avrebbe cantato queste parti. Era una voce che cantava Rigoletto, Lucia di Lammermoor oppure La Traviata o altre cose più brillanti appunto. Quindi la sua frequentazione di questo repertorio drammatico e le memorie scolastiche, diciamo così, con Elvira de Hidalgo, fecero sì che quando, 5 anni dopo l'inizio della grande carriera, le chiesero di fare una specie di passaggio di registro, lei accettasse subito. Alla Fenice di Venezia cantava la Valchiria, intanto c'era un altro soprano che doveva cantare i Puritani. Serafin le disse: te la senti di cantare i Puritani? Lei disse sì. Imparò l'opera velocemente, la cantò egregiamente, ha lasciato un disco mirabile e così via. Non è che i Puritani siano un'opera da soprano leggero, certo non sono da grande soprano drammatico. Quindi lei così dimostrò la sua tenacia, la sua studiosità, la sua volontà, la sua versatilità. E da lì cominciò un momento ulteriore della carriera, quando cioè lei smise di essere un puro soprano drammatico, una forza d'urto, per diventare qualcos'altro che vorremmo esemplificare con un'aria della Lucia di Lammermoor che presto lei inserisce in repertorio. Sapete che anche Lucia è una voce piuttosto acuta e brillante, non è un soprano drammatico. Le grandi cantanti verdiane non hanno mai cantato la Lucia, lei sì, perché aveva tutte queste note, diciamo così, e questa versatilità. Sapete che c'è la grande scena della pazzia, è lunga e quindi non possiamo sentirla tutta, però c'è quella parte mediana dove lei dice: ardon gli incensi, splendono le sacre faci intorno, dove Donizetti ha scritto delle cosettine normali, per così dire, ma una tradizione antica ha aggiunto un'infinità di acuti e sovracuti. Lei ha accolto tutti questi sovracuti e ha realizzato quel miracolo che ora sentiamo, tutti i sovracuti possibili con una voce molto timbrata e molto forte. Thank you.
in questo passo a volte la Callas faceva il sovracuto finale, a volte no. Del resto non è tutta l'aria questa, dopo c'è la cabaletta, spargi d'amaro pianto, a volte avrà pensato che fosse il caso di fare il sovracuto soltanto nella seconda parte, che era proprio la conclusione dell'aria. Vi dicevo che quando sostituì Margherita Carosio si inventò anche un canto di soprano lirico, leggero e così via, e andò avanti per tutta la carriera a cantare anche Lucia e a cantare anche la Traviata, che non è assolutamente una parte del soprano leggero, ma non è un drammatico tipo Turandot o Isotta o Aida o Gioconda, fino a che non si arriva al 55, l'anno fatale della famosa Traviata diretta da Giulini, con Visconti, con Giuseppe Di Stefano, con il nostro grande Bastianini e così via. Sono gli anni d'oro della carriera della Callas, soprattutto alla Scala, dove fra l'altro lei svolge anche un importante ruolo, diciamo, culturale, musicologico, perché accetta volentieri di cantare anche parti nuove, parti che non si conoscevano, di recuperare delle opere. Certo, potevano essere recuperate anche da altri cantanti, però ecco, lei era talmente incisiva, talmente personale e talmente caratteristica che queste opere sono rimaste legate a lei e rischiano ancora oggi di vacillare se non c'è lei. Alludo alla famosa Anna Bolena di Donizetti, al Pogliuto di Donizetti, anche alla sua vena greco-settecentesca, perché di Gluck ha cantato sia l'Ifigenia in Tauride che l'Alceste, ha fatto anche il Ratto dal Seraglio di Mozart e poi ha cantato la Armida di Rossini. Bellini l'ha amato e coltivato quasi tutto, ha recuperato il Pirata, ha cantato la Sonnambula. Tradizionalmente Norma è un enorme soprano drammatico di prima donna, Amina della Sonnambula è una fanciulla carina, delicatina e basta. Lei l'ha cantata entrambe con la sua voce, ma anche con una certa capacità di mimetismo. Siccome questo pezzo che abbiamo ascoltato dimostra la padronanza del registro acuto che lei aveva, adesso nell'altro esempio della Gioconda, Suicidio, vediamo la padronanza che aveva delle note gravi. Nessuna voce, io credo, ha tanto spessore nelle note gravi. E lei era un soprano, perché si fa prima con un contralto, con un mezzo soprano. Nonostante tutto, io credo che lei vinca anche rispetto ai mezzo soprani e ai contralti, con questo registro grave che è quasi assordante. Sentiamo Suicidio dalla Gioconda. Suicidio! Questi fermi momenti
Ecco, queste sono quelle note che si chiamano di petto, registro di petto. I trattatisti dell'epoca le raccontavano queste cose, ma sono cose che si sono un po' dimenticate, sono un po' passate durante il tempo, durante la storia. Il fatto è che il registro di petto è anche rischioso, perché a volte lo si può aprire fin troppo e la nota diventa sguaiata, volgare e poco musicale. Con il dominio tecnico che lei aveva, riusciva a controllare queste note, a convogliarle in questi suoni particolari. Che cosa può essere al di là della voce che fa l'eccezionalità ulteriore della Callas? Io credo che si possa brevemente insistere sulla sua nobiltà, sulla sua classe. Ci sono cantanti di gran bella voce i quali cantano, diciamo così, un po' tutto nello stesso modo e anche con una certa tendenza al comune, al quotidiano, al leggero. Lei aveva invece questa classe incredibile, questa nobiltà assoluta. Qualunque cosa cantasse diventava esemplare. Posso avere sentito da parte della Callas delle note sbagliate o delle note fallite o delle note non felicissime, ma non ho personalmente mai sentito un minimo accento o di volgarità o di scarsa nobiltà, scarsa intelligenza, scarso interesse. Per questo che finiamo con la cabaletta della Traviata. Sapete che c'è anche una specie di mito sulla Traviata. Si dice sempre il soprano leggero riesce a cantare bene il primo atto, magari fa fatica nel secondo o nel terzo. Il soprano lirico drammatico canterà bene il secondo e il terzo, ma fa fatica nel primo. Lei aveva questa voce speciale, questa volontà di studio specialissima, per cui riesce a cantare la Traviata nella sua totalità. Anche qui sentiamo solo la cabaletta, ma sentiamo in particolare il modo, direi quasi elettrico, che lei riesce ad applicare a questo personaggio. Il personaggio febbrile, Violetta è un personaggio difficilissimo, come divario fra primo atto, in cui è ancora frivola e donna di piacere, per così dire, e gli altri atti. Qui ha questo momento intermedio in cui sembra quasi febbricitante, la sua voce così singolare, così scattante e così squillante, quasi così elettrica, credo che riesca a dare l'idea del personaggio. Thank you.
grazie. Solo un secondo. Ho dimenticato dei miei ringraziamenti di ringraziare il Festival Internazionale Scarigero di Maria Callas, che promuove con l'Associazione Bastianini questo incontro, che è qui rappresentato da Nicola Guerini. Scusa Nicola, avevo dimenticato di dirlo. Passiamo la parola adesso a Marco Materassi, che ci parlerà di Cesare Siepi. Hola. Grazie, non vedevo l'ora. Nel senso che quando abbiamo parlato di questo duplice centenario Norma e Filippo, io ho pensato, ecco un'occasione che non mi posso perdere. L'occasione è quella di parlare per una volta tanto di un cantante lirico che non sia un soprano o un tenore. I cantanti che di solito sono al centro della ribalta, i palloni d'oro della lirica, quelli che cantano le arie più famose, eccetera, eccetera. Per cui se noi nominiamo appunto Maria Callas o che so Luciano Pavarotti, si presume che la gran parte delle persone, anche se non necessariamente appassionate di lirica, sappiano chi sono. Ma se nominiamo Nazareno De Angelis, Tancredi Pasero, Ezio Pinza, lì credo che siamo nella nebbia più totale. Eppure si tratta dei grandi bassi della tradizione lirica italiana, diretti predecessori del nostro Cesare Siepi. Ecco, quindi è per me particolare soddisfazione quella di parlare per una volta appunto di una voce che pure è fondamentale, perché non c'è opera in cui non ci sia, sia per ragioni di ruolo, sia per ragioni di equilibrio musicale proprio, soprattutto nei concertati. Ecco, ma che di solito passano quasi inosservate. Ecco, Siepi nasce a Milano nel 1923, ecco, il 10 febbraio, vedete. E le sue prime esperienze musicali le fa in un gruppo vocale da camera, diciamo in un gruppo madrigalistico all'età di 14 anni. Poi però le notizie sulla sua formazione sono abbastanza contraddittorie. Se voi andate a vedere le varie biografie di Cesare Siepi, una dice una cosa, una dice un'altra, una riporta che lui fosse autodidatta per sua stessa affermazione, altre dicono che studiò al Conservatorio di Milano e così via. Probabilmente il Conservatorio di Milano l'ha frequentato, ma per poco. Poi ha studiato con un didatta di una certa fama che si chiamava Cesare Chiesa e che insegnava la scuola di avviamento al canto del Teatro alla Scala. Tra l'altro questo Cesare Chiesa, che poi nasce organista ma poi diventa un ottimo insegnante di canto, tanto ottimo che fra i suoi allievi ha anche Giuseppe Di Stefano, di cui abbiamo parlato, nel senso che della Callas sono dei partner più diretti, diciamo. Però quando arriva il momento del debutto c'è una situazione parecchio difficile. È il 1941 e non era certo un'epoca in cui i teatri abbondavano, diciamo, di rappresentazioni. L'Italia era in guerra e Siepi a 18 anni canta nel ruolo di sparafucile nel Rigoletto. Ora, a 18 anni una voce di basso, non lo so fino a che punto potesse essere, forse era un fenomeno, non abbiamo ovviamente nessuna registrazione dell'epoca, però eccolo qua, lo vedete assieme a Tito Gobbi. Sentiamo solo il finale per vedere un po' questo fa grave appunto, che è la nota che viene toccata alla fine dell'aria. Scusate, c'è un piccolo disturbo alla fine, proprio sull'ultima nota, è una cosa che mi dà un fastidio della Madonna, però non c'è altra registrazione, ho cercato di tutto ma c'è solo questa, e alla fine c'è tac, come la puntina che salta, però è nell'originale il difetto. Certo la voce non c'entra niente, Straniero, il cagnone.
Ecco, però c'è anche, saltiamo anche pochi secondi di un'altra aria, Seigneur Rampart, da Le Huguenot di Meyerbeer, gli Ugonotti, dove l'ultima nota non è un fa come questa, è una nota ancora più bassa, è il famoso contro do dei bassi, raggiunge una nota diciamo estrema proprio del registro, ma riesce una nota rotonda, riesce una non quelle note di stomaco di tanti nipotini di Scheliablin che volevano cantare come il grande basso russo ma non ci riuscivano. Ecco, sentite, sono pochi secondi. C'è. Anche tenuto. È tenuto, sì, oltretutto, sì, sì, sì. Ecco, che poi in realtà Siepi non è nemmeno, secondo le classificazioni che hanno tutte un valore relativo, un basso profondo. È un basso nobile o basso cantante, che dir si voglia, anche perché i suoi ruoli prediletti sono anzitutto Don Giovanni, mozartiano, e poi Filippo II nel Don Carlo di Verdi. Ecco, comunque questo inizio di carriera finisce subito, non continua, perché poi c'è la guerra. Nel 43 Siepi, che ha 20 anni ed è già un convinto antifascista, scappa in Svizzera perché non vuole finire arruolato a forza nell'esercito italiano, quindi se ne va via, torna solo a guerra finita nel 45 e qui debutta finalmente in modo, diciamo, compiuto alla Fenice di Venezia come Zaccaria in Nabucco, cui segue un Ernani in cui canta naturalmente il ruolo di Silva. Poi di nuovo arriva alla Scala nel 46, nel 47, dal 47 al 50 canta ancora Maestri Cantori di Norimberga, La Favorita, I Puritani, Bohème, Faust, Falstaff, Aida, e anche La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Ecco, quindi un repertorio che non è propriamente lirico. E la Messa del Requiem di Verdi sotto direzione di Toscanini con Renata Tebaldi nella parte di soprano. C'è un'Aida, appunto, del 1950 in cui canta per la prima volta con Maria Callas. Ecco, qui vedete un paio di foto, una è una prova evidentemente, l'altra è un'Anna Bolena del 58 assieme alla Callas. Ecco, questa Aida del 50 diretta da Antonino Votto ha nei ruoli principali la Callas, che si alterna nel ruolo del titolo con la Tebaldi, Fedora Barbieri e Amneris, e Radames e Mario del Monaco, insomma una compagnia così, insomma, ecco. E a quel punto la carriera di Siepi decolla decisamente, va in tournée con la Scala al Covent Garden a Londra, poi debutta al Metropolitan finalmente, sempre nel 50, nel Don Carlo come Filippo II. Eccolo qua, adesso lo sentiamo perché è una delle interpretazioni proverbiali di Siepi. È una parte difficile, nell'aria ella giammai mamò. È Filippo che all'inizio dice: il libretto c'è la didascalia come trasognato, sembra non in sé, le prime battute sono declamate in tono dimesso, quasi distante. Ecco, perché sta pensando a questo amore infelice per questa donna che non ha reso felice lui, che lei non ha reso felice lui, insomma, è stato un matrimonio combinato sostanzialmente. Ecco, poi però si riprende, ove sono? Torna alla realtà, e voi noterete come cambia il modo di articolare le note, il suono. Ecco, c'è questo crescendo emotivo che poi finirà nella parte più cantabile dell'aria, insomma. Ecco, e noi qui apprezziamo fino in fondo questo canto così duttile, questo fraseggio che è accuratissimo, però riesce ad essere di una naturalezza estrema. È un Filippo II dolente e comunque
tutto compreso della sua regalità, pieno di dignità in questo sconforto che prova. Ecco, è un'interpretazione magistrale di questo ruolo così complesso, anche psicologicamente parlando. Presso a finir l'aurora in bianca il mio verò già spunta il dì passò. Fermo qui perché il tempo è quello che è. Ecco, c'è una cosa che a me sorprende sempre, è la qualità del legato. Sembra un violoncello, veramente. Ha questo arco di frase continuo, non c'è un momento in cui perda, in cui ci sia qualche interruzione. Cioè, è straordinario come interpreta, come riesce ad articolare il fraseggio. Ecco, questo è sempre in qualunque situazione una delle sue qualità migliori. Ecco, inaugura così Siepi la sua collaborazione con il Metropolitan, che durerà un sacco di tempo, fino al 1973. Canterà in quel teatro 379 volte in 18 ruoli diversi. Poi l'America diventerà la sua nuova patria alla fine. Ecco, l'ultima esibizione di Siepi al Metropolitan sarà il 19 aprile appunto del 73 con il Barbiere di Siviglia Rossignano, in cui canta ovviamente Don Basilio. Ecco, La Calunnia è
l'aria tipica, diciamo l'aria emblema del personaggio. Ma attenzione, ecco, quello che riesce a fare Siepi da cantante intelligente qual è? È quello di non fare la solita caricatura, soliti frizzi, lazzi, quel tono un po' così proprio da buffo buffo, insomma, anche perché, voglio dire, questo, quello che sta cantando rispetto al suo interlocutore deve essere credibile, gli deve dire una cosa che l'altro deve essere convinto che sia così, quindi non può essere troppo buffonesco, riesce comunque a calibrare, sempre sobrio, e poi la sua cifra distintiva, la sobrietà. Ciò non vuol dire che sia monocorde, però, perché quando è il momento verso la fine dell'aria di salire, dove c'è il crescendo, lui lo fa, è come si riserva la parte più, diciamo, spettacolare in qualche modo, perché non lo è poi così tanto, nel momento giusto. Ma quando inizia e quando prosegue rimane sempre con quella misura assoluta interpretativa, che è poi, ripeto, la sua chiave di lettura di tutta la musica. Efficacissimo in ogni caso, non c'è bisogno di fare tante sceneggiate proprio da basso buffo, insomma, per dare a quest'aria il suo giusto colore. Ecco. Oh,
Queste sono due immagini di due versioni diverse del Don Giovanni mozartiano. La prima è un'edizione della Scala, credo anni 50, massimo primi anni 60. L'altra invece è un allestimento di San Francisco nel 1968. Ecco, Don Giovanni è il ruolo che a partire dal 1953 consacra definitivamente la grandezza interpretativa di Cesare Siepi. Siepi diventerà il Don Giovanni di riferimento per il modo in cui ha affrontato, letto, interpretato il personaggio, perfettamente adatto al suo tipo di voce. Poi diciamo che c'è una cosa che aiuta molto: la presenza fisica e la presenza scenica. È alto, 1,90 m quasi, mi pare. Ecco, ed è uno che si sa muovere molto bene in scena, per cui il Don Giovanni lo vedete poi qui anche nelle immagini, anche fisicamente ha tutti i requisiti, poi quelli vocali non ne parliamo. Ecco, la memorabile edizione che appunto nel 53 Siepi esegue con, sotto la direzione di Wilhelm Furtwängler, ecco, diventerà una versione di riferimento. Siepi canterà Don Giovanni solo al Metropolitan almeno 100 volte, lo inciderà 11 volte in disco, anche in versioni diverse, anche con chiavi di lettura diverse di altri direttori, ma questa, di cui esiste anche una versione filmica realizzata sulla stessa edizione del 53, testimonia appunto come Siepi sia il Don Giovanni. Ecco, sentiamo adesso qui il duetto. Ecco Mirella Freni, là ci daremo la mano. E anche qui Siepi non gigioneggia, non fa l'aggressivo, canta molto contenuto, sempre molto sobrio. E è un'edizione questa abbastanza avanti, perché siamo nel 1985 e Siepi ha quindi 62 anni, ma la voce è ancora ottima. Diciamo che poi è chiaro, trattandosi di un concerto e non di una versione operistica, anche la parte attoriale, diciamo, rimane un po' più contenuta, un po' più ritenuta, perché non siamo in scena, siamo a un concerto, quindi va bene così, insomma, ecco. La ci darem la mano, la mi dirai sì sì, veni donè lontano, partiam ben mio da qui. Oh,
tempo sta scappando via, quindi mi e vi risparmio l'elenco delle città, dei teatri dove ha cantato, sì, perché tanto poi non è che sia così importante. Sicuramente la sua carriera fino al 73, come dicevamo, gravita principalmente attorno al Metropolitan a New York. Canta in tutto il mondo, in particolare sia la Royal Opera House a Londra, sia la Staatsoper a Vienna, alla Scala di Milano e in tutti i teatri dell'Italia, dell'America, dell'Europa, eccetera. All'Arena di Verona, facciamo questa annotazione locale, canta due volte, nel 59 nel Faust di Gounod. Poi torna dopo tanti anni, dopo nel 1980, e farà Ramphis in Aida. Ecco, queste sono le uniche due volte in cui Siepi ha cantato a Verona. C'è anche un altro versante della sua carriera americana, diciamo così, che è la partecipazione a diverse attività nel musical a Broadway. Sì, canta due volte con un musical di grande successo, Bravo Giovanni, il solito titolo americano che apre la trattoria negli States, no? Le cose tipo Brooklyn. Vabbè, del 62, e qui c'è una canzone che si chiama Rome, Roma, che lui rende famosa. Poi c'è un altro musical ancora, Carmelina, anche questo naturalmente voi potete capire di che cosa si può trattare, si chiama Carmelina, 79. Poi tiene anche molti concerti dove non canta arie d'opera, sempre negli Stati Uniti, ma canta canzoni di Cole Porter assieme a romanze di Francesco Paolo Tosti. Quindi proprio italo-americano unisce queste cose. Ecco, l'ultima apparizione ufficiale, diciamo, di Siepi avviene con un concerto in un teatro a Sassuolo nel 1989 e a 66 anni. In realtà però l'ultima apparizione scenica di Siepi avviene parecchio dopo, nel 1994, a 71 anni, e canta Oroveso in Norma di Bellini. Questa è davvero l'ultima volta che Siepi ha cantato. I bassi hanno in genere una vita abbastanza lunga, no? Dal punto di vista artistico. Ecco, realizza poi complessivamente una sessantina di incisioni discografiche, di cui 17 in studio e tutte le altre dal vivo, compresi gli 11 Don Giovanni. Tanto per dire, ecco qua, nei panni del musical americano, chiaramente, 1960-1979, eccolo qua. E questo invece, spero che si legga qualcosa, è, diciamo, la lista, questa è la lista delle opere che Siepi ha interpretato. Vedete, c'è di tutto. Andiamo dalla Passione secondo Matteo di Bach, qui faceva l'evangelista, al Fidelio di Beethoven, cantato naturalmente in tedesco. Poi, se torniamo indietro, lo troviamo fare addirittura Seneca nell'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, 1642. Poi, dall'estremo opposto, c'è una prima assoluta, L'oro, di Ildebrando Pizzetti, in cui lui canta, 1950. Ecco, in mezzo abbiamo... Montemezzi. Sì, c'è Montemezzi, L'amore dei tre re, nel ruolo di Archibaldo, il vecchio principe cieco che poi ammazza la nuora, ne fa di tutti. Classico, è un dramma gotico di Sam Benelli, quello della Cena delle Beffe, quindi potete immaginarvi. È il capolavoro di Montemezzi, che peccato non si fa più. Nei teatri americani lo fanno ancora. Lo hanno fatto alla Scala recentissimamente qui. No, è stato fatto una volta 30 anni fa, mi pare, ma poi basta. Sarebbe un'opera molto bella che vale la pena di riprendere. Difatti c'è chi scrive ancora, soprattutto su riviste d'opera americane. Noi ci chiediamo perché non si faccia più sta roba di Montemezzi. D'altra parte, Montemezzi paga, vi faccio una piccolissima parentesi, anche lo scotto di appartenere a quella generazione di musicisti che è stata messa al bando da una certa critica degli anni 60 e 70.
una certa critica che aveva molti sospetti nei confronti, per esempio, di Mascagni e Giordano, perché erano fascisti, erano stati, oddio, avevano aderito, però questo ancora negli anni 60 e 70 per personaggi come Massimo Mila, ci siamo capiti, ecco, e altri, e Rubens Tedeschi, che scrive su Mila, anche Mila. Questi, e quindi l'opera del dopo Verdi, escluso Puccini, per il quale non si poteva fare niente a nessuno, tutti gli altri compositori banditi dalle sale di concerto, dai teatri, perché avevano paura che questi critici che ce l'avevano su con l'opera, diciamo, verista o chi per essa, parlassero male degli allestimenti perché, per motivi ideologici. Ecco, però questo Montemezzi, adesso che siamo fuori di queste situazioni, andrebbero riprese. Ecco, canta anche, per esempio, nel Giulio Cesare di Handel. E qui è interessante perché questa parte, fa il protagonista, è scritta per un castrato, è scritta per il Senesino, famosissimo contralto e virato. Ma negli anni 50-60, in cui si era cominciato a riprendere un po' questo repertorio, si adattava al gusto dell'epoca, cioè non era ancora l'esecuzione storicamente informata, no? Cioè la filologia musicale. Allora i ruoli di contralto in questo caso venivano trasportati in ottava sotto e venivano fatti da voci maschili, per cui l'estensione era abbastanza nelle corde, diciamo, nel trasporto di siepi. Ecco, e poi c'è tutto il repertorio verdiano, vedete tutto quanto, insomma. Ecco, ha cantato un po' di tutto, anche Wagner. Questo gli è permesso da una voce che ha una risonanza piena in tutti i registri, un controllo assoluto del fiato, l'abbiamo sentito nel legato, e una consistenza vocale che gli permette tutte le escursioni dinamiche dal piano al forte senza che ne risenta minimamente né l'intonazione né la qualità della voce. Ecco, abbiamo tempo per un ultimo ascolto? Sì, benissimo. Allora, no, allora io direi di ascoltare non questa, ma questa. La vecchia Zimarra è breve. Ecco, è un'aria, comunque una romanza, chiedo scusa, difficile, perché richiede un atteggiamento in chi la canta che abbia capito fino in fondo lo spirito del personaggio che dà l'addio al suo vecchio pastrano, che impegna il Monte di Pietà a fin di bene per alleviare le sofferenze di Mi, insomma, e al sacro monte ascendere tu devi, monte dei pegni. Ecco, questa frase aulica sembra quasi che voglia in qualche modo scacciare la malinconia di questo distacco con un certo paradosso verbale. Poi però, quando ricorda che con addosso questo pastrano non si è mai piegato e ricchio dei potenti, che in quelle tasche sono passati filosofi e poeti, tutti i libri, no? Eccetera. Ecco, a quel punto si commuove veramente. È un trascorrere, un crescendo emotivo, diciamo, che se all'inizio parte un po' così quasi dimesso, cerca di trattenere, di contenere, diciamo, la commozione, poi la libera fin verso la fine. Ecco, direi anche questa, per l'accuratezza del fraseggio, per la qualità del suono vocale, direi che è una delle interpretazioni più compiute che si possano dare di questa breve romanza. Vecchia Zimarra, senti, io resto al pianto a scendere il sacro monte al devi. Le mie grazie ricevi, I'm
stessa che chiuderà l'opera alla fine, dopo la morte di Mimì, specie di marcia funebre. Ecco, Siepi, un tardaglio. Ecco, io spero, grazie, spero a questo punto che dopo quanto abbiamo detto, non è abbastanza naturalmente, ma il tempo è quello che è, che Cesare Siepi finalmente sia non più solamente un nome. Grazie. Grazie. Cosa su Cesare Siepi prima della chiusura? Sì, sì, no, ti do subito la parola, Vito. Ah, prego. Poi daremo magari uno spazio anche a voi se avete qualche domanda. Io ringrazio veramente Piero Mioli e Marco Materassi per questo bellissimo pomeriggio e per queste, veramente queste, questi focus così importanti su due grandi voci. Volevo passare la, appunto la parola a Vito. Grazie. Poi per, alla fine per i saluti. Allora, io non sono un musicista. Sono un ingegnere, capisco solo di bulloni e saldature, ma sono un appassionato d'opera. Però siccome non so leggere la musica, faccio il presidente di un'associazione musicale. Sono cioè un appassionato. Quindi non me ne voglia Nicola Guerini, che è un direttore d'orchestra, Marco Materassi e Piero Mioli, che sono dei musicologi. In sala c'è Massimiliano, l'amico Massimiliano Sansa, che è uno che di opera lirica se ne intende parecchio. Io voglio fare un complimento a Cesare Siepi, anche a Maria Callas. Quando ero giovane, se una ragazza avesse cantato diretta a me "Amami Alfredo" come la cantava Maria Callas, io sarei svenuto probabilmente. E di Cesare Siepi dirò questo: io sono nato a Vittorio Veneto, paese natale di Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart. Sono nato a 150 metri dalla casa di Lorenzo da Ponte. Sono contento per Lorenzo da Ponte, che è un illustre concittadino come me, come vicino di casa. Ma quando io ascolto il Farfallone amoroso cantato da Cesare Siepi, solo da lui, non da altri, specialmente la frase quando dice "per montagne e per valloni", a me sembra di rivedere, perché lui ha una voce pastosa, bella, mediterranea, completa, alti e bassi, come diceva Marco, nobile, a me sembra di rivedere le colline del mio paese. E io questa è un'emozione che vi voglio trasmettere, non è un commento musicale, questo forse rovina la bellezza di quello che avete detto, ma volevo fare questo tributo a Cesare Siepi. Ultima cosa, io speravo di incontrare Daniela Brunelli. Ti do per Daniela Brunelli la biografia di Ettore Bastianini sponsorizzata dall'associazione, un saggio scritto da me che non vale la pena di essere citato, il francobollo del centenario, un CD di inediti di Ettore Bastianini che la nostra associazione è riuscita a far pubblicare, e una cosa un po' da specialisti, le cronologie originali di Ettore Bastianini di Gilberto Starone, che è un appassionato di Ettore Bastianini che per tutta la vita ha fatto le cronologie di questo artista. Grazie Vito veramente per questo dono, che naturalmente consegnerò alla Presidente, e ringrazio in particolare l'associazione, perché come tutte le associazioni, e includo anche la mia naturalmente, è fatta di persone che amano il teatro lirico e portano avanti il patrimonio di questi grandissimi artisti. Quello che a me ha colpito è infatti questo modo anche di impostare queste due figure, non solamente nel mito della lirica come spesso si fa, no? Dove si va proprio addirittura al fanatismo. Abbiamo avuto la possibilità di
ascoltare due ritratti molto equilibrati, ma dove ne esce veramente la qualità dell'artista e la nobiltà. Adesso io parlo naturalmente dell'ultimo intervento, cioè io quando ascolto Siepi e sento il modo in cui lui porgeva le frasi, la nobiltà del legato, il modo proprio di attaccare il suono e di rilasciarlo, è qualcosa veramente di incredibile. E naturalmente sono di parte Maria Callas, che naturalmente rimane un'artista straordinaria per la modernità che lei ha consegnato alla storia del teatro lirico. E vorrei chiedere a voi se avete qualche domanda da... C'è qualcuno che vuole intervenire? Abbiamo due super relatori qui che possono magari darvi qualche risposta o qualche dettaglio in più rispetto a quello che hanno appena raccontato. Sento la volontà, ma nessuno c'è un po' di timidezza. Certo, se si avvicina è meglio, così anche da casa ci ascoltano. Allora, se mai traduco io quello che lei dice. Sì? Ah, quindi testimonianza di una... Ecco, di una appassionata che ha ascoltato Siepi. Certo. Grazie. C'è qualche altro intervento, qualche altra domanda? Abbiamo ancora qualche minuto in realtà, perché se Piero vuoi aggiungere qualcosa... Forse qualche nostalgia, sapete che allora il repertorio era di carattere tradizionale, lei fece dei miracoli, la Callas, a recuperare alcune altre opere, però ovviamente dopo la rinascita di Donizetti, di Verdi e così via è stata più galoppante, o anche di Rossini, per cui io credo che opere per esempio come la Semiramide di Rossini, che lei non ha potuto cantare, sarebbero state ideali per lei. Viceversa, lei ha cantato Macbeth di Verdi una volta sola, ma io credo che veramente siamo al top. Verdi diceva che non voleva per Lady Macbeth una voce bella, voleva una voce espressiva, potente, rocciosa, ricca. Ci siamo. Verdi è stato profeta della Callas. Basta, la carriera era finita, ormai era fuori gioco, appunto. Si è resa sensibile a questa istanza di Pasolini, lei aveva anche fisicamente questa maestà, questa classe, questa... Ah, Dionassis, sì sì, capisco. Ah beh, questo sicuramente, però non è detto che si possa reagire a un dolore recitando in un film, insomma, credo che fossero così gli ultimi tentativi di rimanere a galla, ecco. Dopo sì, indipendentemente dal cinema, dal film, certamente. Se è vero che per lei, non dico la carriera, ma il canto era tutto, mancando tutto ciò si sentiva forse inutile, insomma. Chi non è giovane lo sa, non è facile smettere di lavorare, riciclarsi un po', inventarsi qualche cosa e così via. E al di là della sua grande arte, c'è ancora oggi nel canto o fuori dal canto chi fa fatica a sopravvivere a se stesso, come dire. Beh, voglio dire, abbiamo avuto un esempio clamoroso l'estate scorsa in Arena con Domingo. No ragazzi, le cose mi hanno dette, quando uno si presenta al pubblico va soggetto giustamente alle critiche come alle lodi. È stato imbarazzante
sia come voce. Sì, 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 hai ragione Cristina, sì, 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 sì. Io non l'ho mai amato neanche come tenore, quindi sto zitto semplicemente. Ma ecco, una, quando, quando si dice... No. Ma quando si dice che uno non vuole, non, cioè preferisce farsi compiangere piuttosto che rimpiangere. Ecco, quando succedono queste cose... Allora, quando Toscanini venne in Italia per il concerto per la ricostruzione della Scala nel 46, interpellò Aureliano Pertile, che negli anni tra il 20 e il 30 era stato il suo tenore preferito, e gli disse: vieni a cantare al concerto. Pertile gli disse: no, ormai sono ritirato, no, non vengo. Pertile andò a sentire il concerto, ricevette degli applausi da qualcuno che l'aveva riconosciuto e disse al figlio: questo è l'applauso perché mi sono ritirato quando dovevo ritirarmi. Penso anche come padre che i figli devono camminare con le loro gambe tanto a un certo punto e non con quelle, e non con quelle del grande genitore. Che finisco un po' una roba che all'arena sono un po' strane da farsi. Sì, ma hai avuto tutto nella vita, hai avuto soldi, hai avuto fama, troppo, avuto hai troppo. Avuto tanto. A un certo momento devi anche... Guardate, ti deve bastare. C'è un editore bolognese che ha pubblicato alcuni libri sui teatri italiani, ha pubblicato sul Comunale di Bologna, sul San Carlo di Napoli, esce a giorni un testo su diversi altri teatri, in particolare sull'Opera di Roma. Con Parma non ce l'abbiamo fatta, il testo l'abbiamo preparato, è tutto pronto, ma sono talmente campati in aria. Esce un volume sulla Callas, che è un volume soprattutto fotografico, fotografie meravigliose. L'editore allora mi ha detto: guarda, siccome io ho fatto tutti quegli altri testi, ti faccio vedere l'elenco dei personaggi che ho interpellato perché scrivessero qualche cosa della Callas. La Kabaivanska ha scritto 3-4 pagine. Anche adesso mi hanno mandato alcuni altri testi. C'era anche Domingo, credetemi, 5 righe, cioè voglio dire, giusto per esserci, per sì. Esserci. E allora no, è una cosa quasi vergognosa, insomma, ecco. Allora, se non hai nulla da dire, sta zitto, ormai ha fatto una carriera enorme, chissà quanto ha guadagnato, ha inciso tutti i dischi del mondo, secondo me immeritatamente, ma questo è un altro discorso, credo che sia ora di finire, insomma, ecco. Quando io sento dire i tre tenori, per me ce n'è uno solo. Perché è Pavarotti, non si scappa, ecco. Carreras aveva una voce meravigliosa, ma non sapeva cantare, secondo me. Domingo ne aveva la voce meravigliosa, a mio avviso, ripeto, ne aveva chissà quale tecnica, chissà quale classe, tre tenori, ma lì ce n'è uno di tenori giganteschi, gli altri no, ecco. Ma so. Allora, visto che parliamo di tenori... Qui stiamo parlando di tenori però, stiamo parlando di tenori, non stiamo parlando di cani. Io di tenori volevo solo dire una cosa: l'anno prossimo è il centenario della nascita di Carlo Bergonzi, se la società letteraria vuole mi prenoto con gli ospiti, io faccio solo le introduzioni, una conferenzina su Carlo Bergonzi. Certo, con grandissimo piacere. Tra l'altro conosco molto bene i luoghi di Bergonzi, sono molto amico anche di Vittorio Testa, quindi sarebbe anche un modo per poi magari coinvolgerlo insieme con voi per questa iniziativa. Vedo che si sta appassionando molto la platea, siamo ormai ci arrivati alla conclusione. Ecco, una domanda. Maria Callas.
per la voce è cambiata, nel senso che essendo la voce un fatto assolutamente fisico, poi c'è tutta l'arte, c'è la tecnica, c'è l'intelligenza, ma se non hai questa dote particolare, io dico sempre, avere la voce è come avere gli occhi chiari o scuri, le gambe lunghe o corte, i capelli o no, roba del genere. E quindi quando lei ha inciso tanto sul fisico dimagrendo così, sul momento ha retto bene, perché la tecnica, l'intelligenza, eccetera. Ma poi dopo un po' no, a 40 anni era vocalmente purtroppo distrutta. Quando un cantante a 40 anni è distrutto, vuol dire due cose: o non ha mai avuto la voce, e ce ne sono degli esempi che taccio per pietà, o si è troppo sciupata, si è troppo prodigata. Lei si è prodigata nel canto e ha sacrificato anche questo fisico. Questa è la mia ipotesi. Bene, siamo veramente arrivati alla fine. Io ringrazio ancora i nostri ospiti, un applauso. Naturalmente salutiamo gli amici che ci hanno seguito a casa e via streaming, e io vi do appuntamento per le attività legate al Festival Maria Callas per il 6 giugno, incontro dedicato a un binomio indissolubile, così è il titolo, Maria Callas e Tullio Serafin, è esattamente qui alla Letteraria, sarà ospite Niclas Vuotti, che ha curato una meravigliosa biografia del grande direttore d'orchestra. Quindi vi aspetto il 6 giugno e ancora grazie a voi per essere venuti oggi. Ameria Radio ha presentato Liricando, divagazioni di un melomane, di e con Vito Stabile.